Debbo un torto collo dare ragione questa volta a Berlusconi quando chiede una commissione d'inchiesta. Ho scoperto delle cose fantastiche. Ci sono dei parecchi infiltrati a tutti i livelli in ogni settore. Per esempio, domani è la Befana. Voi sapete che la Befana viene di notte con le scarpe tutte rotte. Ma non è quella miseranda vecchietta che si crede. È una infiltrata attraverso i camini dai quali scende, eccetera. Cosa fa? Ascolta e relaziona. E poi gli uscieri. E poi Babbo Natale che gira con la slitta, con dei begli amplificatori e registra tutto ciò che viene detto in giro per l'Italia. A questo punto il tutto poi viene raccolto e prende la via del Vaticano, dove c'è un signore che veste di bianco, piuttosto attempato, e che sembra un'anima pia. Sapete chi è quel signore? Si è scoperto? È il suocero della signora Merkel. In poche parole, lui è tedesco e tutte queste notizie raccolte da tutte le parti vanno a finire in Germania, la signora Merkel che comanda, e poi ne trae le conseguenze. E cosa ha fatto? Ha messo Berlusconi alle corde, minacciando le peggiori delle cose che le sapeva, e lui si è dovuto dimettere. Ora però le cose stanno cambiando, ha visto che non poteva più entrare in gioco e quindi sta vomitando fiamme e fuoco, con il risultato che sapremo tutti. Niente, mi dispiace, arrivederci.